Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo degli scialatielli con rana pescatrice, pomodorini gialli e pomodorini rossi. È una preparazione che ci vuole un po' di tempo, ma solo perché faremo un brodetto di pesce e quindi allungheremo un po' i tempi. Ci servirà per dare molto più gusto al nostro sugo. Vi lascio come sempre agli ingredienti e poi continuiamo con la preparazione. Per i nostri scialatielli con rana pescatrice, pomodorini gialli e rossi ci serviranno 200 g di rana pescatrice. Questa è una coda, io ho levato la pelle e la lisca che ci servirà per il nostro brodetto di pesce. 9 pomodorini gialli, 9 pomodorini rossi, 2 spicchi d'aglio, peperoncino, prezzemolo, sale, olio extravergine e in più il nostro brodetto che faremo con la lisca e con la pelle della nostra pescatrice. Per la pasta ci serviranno 150 g di scialatielli. Per il nostro brodetto di pesce io ho usato degli scarti sia di carota sia di sedano che di cipollotto. Come vedete i gambi del nostro prezzemolo e poi ho aggiunto anche dei resti di zucchine. Se voi chiaramente non avete pulito le verdure, quindi avete degli scarti, potete mettere tranquillamente una carota piccola, una costa di sedano, un cipollotto oppure un 20 g di cipolla e poi del prezzemolo. Mettetene 3-4 pezzetti, in quel caso anche se fresco potete mettere i gambi. Poi ci servirà 30 ml di vino bianco secco, olio extravergine ne metteremo giusto un cucchiaio e mezzo e poi ci serviranno 220-230 ml di acqua. Sale non ne mettiamo e in più gli scarti della nostra rana pescatrice o del nostro pesce in generale, che sono praticamente la pelle e poi metteremo la lisca centrale del nostro pesce. Levata la pelle, che insomma si leva molto facilmente, adesso ci leviamo la lisca centrale. Cerchiamo di rimanere i pezzi interi, per cui io faccio in questo modo, la scalzo come si suol dire. Quindi seguo pari pari la linea della nostra lisca. Questa, come vedete, è una coda di rana pescatrice. Mi raccomando, un coltello da sfiletto comunque ben affilato, altrimenti questo lavoro non riuscite a farlo. Ecco qui, e il primo filetto è fatto. Ora ci facciamo il secondo. Ci abbiamo qui, vedete la lisca, la vedete bene adesso. Ecco qui, i due filetti sono fatti. Questa qui la usiamo per il brodetto e non buttiamoli anche in questo caso, niente. Ecco qui, una volta che abbiamo sfilettato la nostra rana pescatrice, io ho messo, come avete visto, sotto al mio tagliere una pezzetta bagnata per non farlo camminare. Tagliamo a quadrotti abbastanza grossi. Questa ce la lasciamo così e così facciamo con l'altro pezzo. Quadrotto, quadrotto e questa la lasciamo così. Ho messo lisca e pelle nella pentola. Adesso metto
il nostro cucchiaio e mezzo di olio. Incomincio ad accendere la fiamma. E ora aggiungo le verdure che ho lavato nei nostri residui, oppure carota, sedano, porro, cipolla, eccetera. E adesso li dobbiamo far rosolare. Adesso li dobbiamo fare rosolare bene, quasi tostare in questo senso. Come avete visto, io non ho aggiunto sale e di solito non si aggiunge. Facciamo tostare bene e poi sfumeremo col vino. Ora che è tutto bello tostato, io finisco di aggiungere il vino che avevo già messo e quindi adesso dobbiamo grattare tutti quei succhi che erano rimasti attaccati alla nostra pentola. Facciamo sfumare, alziamo la fiamma e poi aggiungiamo l'acqua. Il vino è consumato e adesso aggiungiamo acqua. E ora dobbiamo far ridurre della metà, quindi mettiamo sul fuoco fiamma non troppo bassa, vivace, e facciamo ridurre il tutto della metà. Se vediamo, come capita quasi sempre, che il nostro pesce fa questa schiumetta, noi ce la leviamo con un cucchiaio. Sono tutte le impurità del pesce, della nostra verdura, e quindi vanno levate. Ecco qui, ho messo 7 cucchiai di olio rasi nella padella e poi ho tagliato in quattro i nostri 2 spicchi d'aglio. Se c'è l'anima, voi levatela quel filino che vedete al centro perché è un po' indigesto. Adesso facciamo riscaldare e incominciamo a rosolare il nostro aglio. Il brodo ve lo faccio vedere. Io l'ho filtrato, vedete quante ne è venuto poi alla fine, con un colino a maglia stretta. Facciamo scaldare bene l'olio perché adesso qui noi metteremo i nostri pezzi di lana pescatrice, li rosoliamo e poi li leviamo. E metteremo poi i nostri pomodorini con anche il peperoncino. Se non vi piace il peperoncino, potete utilizzare tranquillamente il pepe. Ecco qui, incomincio a sfrigolare, io metto la rana pescatrice, non la toccate, fatela rosolare bene da un lato e poi la girate. Adesso la possiamo girare. Facciamola rosolare bene.
Mi raccomando, però non deve bruciare, eh. Ora la possiamo levare e la mettiamo in un piatto, in un vassoietto. Questo ci serve per non farla poi rompere quando la metteremo nel nostro sughetto, e anche per dare sapore ulteriore al nostro sughetto. E ora spengo, faccio finire di rosolare il nostro aglio e poi ci metteremo i nostri pomodorini. Poco spento, io aggiungo i miei pomodorini. Tenete conto che questi pomodorini che io sto mettendo non sono freschi, sono dei pomodorini in salamoia. Se li avete freschi vanno benissimo. Facciamo così anche i rossi. Se usate dei pomodorini freschi, mi raccomando di stare attenti alla cottura. Diciamo che questi che uso io, che sono dei pomodorini sotto sale, come vi ho detto, ci vuole poco tempo per cuocerli, quindi devo stare attenta a non farli sfare del tutto. Comunque poi ci conserviamo quelli là che ci servono per guarnire. Quindi per la cottura del fresco ovviamente un poco più di tempo. Continuiamo. Tagliati a metà i pomodorini, ho lasciati 2 o 3 interi, e questi qui che sono un po' più grandi ne ho lasciati 2, visto che abbiamo 2 commensali. Adesso ho riacceso, ho levato l'aglio, ma ho lasciato 2 spicchietti che poi leveremo. Ricordate sempre di levare l'aglio. Abbiamo acceso, io ho messo anche il peperoncino. Adesso mettiamo un po' del nostro brodetto, ecco qui. Saliamo. Ora possiamo aggiungere la nostra rana pescatrice e levare i pomodorini interi, se no va a finire che poi troppo cotti non vanno bene. Ecco qui. Leviamo l'aglio, ce ne deve essere un altro spicchietto, e adesso mettiamo anche il nostro prezzemolo, un altro poco di brodo. Ecco qui. Il nostro sughetto è pronto. Adesso spegniamo e poi riaccenderemo al momento di condire la nostra pasta. L'acqua per la pasta sta per bollire e io aggiungo il sale. Faccio riprendere il bollore e poi metto la pasta. L'acqua bolle, io metto la pasta. Controllate sulla vostra busta, o se li avete fatti voi, la cottura. Allora, se
avete acquistato ci vorranno, per quanto mi riguarda, all'incirca 15 minuti, quindi io a 13 minuti li levo, perché poi li devo insaporire con il nostro sughetto. Se li avete fatti voi, quindi sono freschi, controllateli, perché si cuoceranno molto più velocemente. Ho preso le due codine, ricordate, e le ho, vedete, spezzettate all'interno e ho lasciato i quattro quadrotti interi. Adesso aggiungiamo un altro filo d'olio. Un altro po' del nostro brodo. Un po' ce lo lasciamo poi per mantecare la pasta. E ci scaldiamo il nostro sughetto, perché poi questi quadrotti li leviamo. Ho colato la pasta, adesso levo i nostri quadrotti. Ho messo anche quei pomodori che avevamo conservato, ricordate, quelli interi. Li riprendo e li metto qua per guarnire poi il nostro piatto. Ecco qui. E adesso mettiamo la nostra pasta. Alziamo un po' la fiamma. Facciamo insaporire bene. Se ci piace possiamo aggiungere altro prezzemolo. Se serve, si asciuga troppo, visto che comunque dobbiamo mantecare bene. Abbiamo conservato un po' del nostro brodo e ce lo possiamo mettere. E adesso impiattiamo. Ecco i nostri scialatielli con rana pescatrice, pomodorini rossi e pomodorini gialli. Buon appetito a tutti!